Ciao a tutti, cosa facciamo oggi? Dipingiamo una tela con la resina, perché del resto siamo in questo canale per sperimentare, no? Ovviamente perché faccio questa cosa? Perché tempo fa ho fatto un dipinto, ho fatto questo ritratto, ora ve lo faccio vedere perché l'ho trovato nei meandri di casa mia. Aspettate che lo prendo, non si vedrà perfettamente perché è un po' grande. E poi non l'appoggio perché sotto c'è la resina. Allora, ho fatto questo dipinto sotto è ad olio e qui ho lasciato cadere gocce di resina e poi l'ho inclinato facendole scivolare perché questa ragazza era stata concepita con dei capelli al vento, quindi pensavo che tipo le lacrime potessero anche prendere. Mi veniva da dire via col vento, va bene. E comunque, questo era un esperimento, ma l'ho fatto molti, molti, molti anni fa. Scusate che lo poso perché è molto ingombrante. Ovviamente poi l'ho fatto asciugare su un piano orizzontale ed ha funzionato meravigliosamente. Infatti, avete visto, aveva dei bei lacrimoni in rilievo. Ovviamente è stato un esperimento di tanti tanti anni fa. Oggi però ve lo dico, la mia ambizione più grande è quella di dipingere questa tela così per intero con la resina che ho precedentemente colorato. Ho fatto qui i colori dell'incarnato, alcuni che mi serviranno e poi ho deciso che mano a mano andrò mettendo i colori, andrò scurendo proprio per non sciupare molta resina e ho usato questa di Resin Pro, se vi dovesse interessare. Allora, sotto questa tela ho fatto il disegno a matita però avevo paura che con la resina sbiadisse e tornasse su la grafite, quindi ho cercato di toglierla bene bene con la gomma pane e poi l'ho ripassato con le penne colorate. So già che me ne pentirò perché probabilmente farà la stessa cosa che pensavo della grafite che torna su o comunque magari si scioglieranno con la resina, non lo so, non ve lo so dire, quindi vedremo in corso d'opera. Non lo so se scivolerà via dalla tela. Io sotto non ho messo niente, ma soltanto un po' di scotch che me la tiene ferma, che in realtà si va staccando. Comunque, non so quindi se uscirà fuori dalla tela o combinerò casini o si mischierà e uscirà tipo una cosa incomprensibile, tipo buco nero al centro. Non lo so. Ovviamente non userò i miei pennelli, certamente li potrei buttare anche domani stesso. Quindi userò o i pennelli, questi qua di silicone, magari questi più piccoli, magari qualche spatolina, bastoncini, non lo so, magari qualche spatolina oppure questi qua che sono, aspettate che non li metto a fuoco, oppure questi pennellini se proprio avrò bisogno di un pennellino. Questi sono pennellini usa e getta che sono molto molto comodi per fare questo tipo di lavori, praticamente poi li potete buttare, però voglio dire sono appunto fatti per lo scopo. Niente, adesso metterò in velocità questo video perché durerà un po', penso, e probabilmente continuerò anche domani perché pensavo di fare più strati. Non lo so se riuscirò, e per me è la prima volta in assoluto. Quindi vediamo che cosa esce fuori e ci vediamo dopo per le considerazioni. Thank you.
Buongiorno, siamo già all'indomani. La resina è perfettamente asciutta e niente, quello che vedo onestamente non lo so, mi lascia un po' perplessa. In quanto vi spiego, innanzitutto quando io dipingo con gli oli, no, che ne so, con gli acrilici, ovviamente tendo a essere più precisa possibile, quindi faccio tutte le sfumature, vabbè, tutte le velature. Ora che qui sia possibile, forse facendo dei piccoli strati uno sopra l'altro, sì, ma io poi ho deciso di finirla tutta in una volta e quindi non ho fatto più strati. Va bene così, per me era solo un esperimento, volevo vedere come si comportava la resina su una tela. Questo è sinceramente è un foglio telato, non è una tela, infatti vedete, è flessibile. Non è flessibile, non, però non si spacca. Questo mi piace. Allora, dicevo, siccome io sono di solito abbastanza precisa, quello che vedo non mi piace moltissimo, però se dobbiamo considerare che viene fuori tipo un effetto acquerello, e allora forse ci siamo. Ovviamente la resina tende a miscelarsi, quindi non so se avete notato mentre eseguivo questo lavoro, gli occhi specialmente, ma anche le labbra, il naso, tendevano a stringersi, tendevano a chiudersi ogni volta e quindi è stato un macello riprenderli più volte, sono state lì. Sì, ci è voluto molto tempo. Il risultato può essere soddisfacente, ma nella misura in cui voi non vogliate un lavoro di precisione. Non si può fare, però non è neanche quella tecnica di dipingere con la resina accolata. Quella non penso mi possa dare molte soddisfazioni, anche se poi ci sono degli artisti che lo fanno, che sono molto bravi e riescono ad equilibrare benissimo i colori con dei toni meravigliosi, però per me che sono abbastanza pignola, non mi soddisferebbe, ecco. Non so come farvelo vedere perché c'è il riflesso ovunque, forse così. Allora, quindi vi dicevo, quindi sì, si può fare, non può essere un lavoro molto preciso, però sembra quasi un acquerello, che ne dite? Non, è molto lucido. L'unica cosa che non mi sconfinfera per niente è che io non ho passato il calore e quindi mi hanno fatto ogni tanto delle, non so se si vede, bollicine. Una, due, tre. Per me non importa perché era soltanto un esperimento. E questo è quanto. Le mie perplessità sul colore di fondo sono state vanificate in quanto il colore sotto ha tenuto e non ha dato fastidio. Anzi, vi posso dire, non mi dispiace che sotto, vedete qui, si veda il tratto. Niente, fatevi sapere se questa tecnica la potreste mai usare nella vita, se vi piace. Stavo pensando di fare lo sfondo, però onestamente non ci vorrei più mettere mani. L'unica cosa che veramente mi piace tantissimo è questo rilievo che si è formato. Ed è come se fosse una pozzanghera buttata lì che forma un disegno, poi che sia più o meno bello, vabbè, ok. Quindi fatemi sapere che questa è una tecnica che vi potrebbe interessare, se volete provarla. Grazie mille, grazie per essere stati con me. E, a presto, alla prossima. Ciao!